La giornata del nostro seminario ECOST. Oggi il tema che affronteremo sarà quello del turismo all'aria aperta, delle nuove prospettive che si stanno delineando in questo settore e nello specifico della tipologia del glamping, di un camping glamour che insomma ci illustreremo quali possono essere le opportunità che per il nostro territorio. Nello specifico come docenti ci saranno il dottor Stefano Cece e l'architetto Marco Pilati che rappresentano il gruppo GH. Io dirò giusto due parole, magari chiedo a loro, siccome l'ambito in cui opera è molto vasto, di dirci di cosa si occupano. Due parole, si occupa di strategie di marketing territoriale e di turismo sia per operatori pubblici che privati. Io sono Marilena Lucivero, una delle organizzatrici del seminario e farò giusto una breve introduzione su cosa il campeggio significhi per l'ambito turistico, ricettivo turistico e l'evoluzione che ha avuto negli anni. Dunque, siamo qua. Dunque. Eccolo. Dunque, il turismo è, parlando in generale, una industria che unisce tutta una serie di componenti, unisce la... oddio, perché... Unisce... l'elemento umano, insomma un paesaggio ed un mezzo di trasporto. Mettendo a sistema questi elementi converte un uomo comune in turista. Con l'evoluzione del fenomeno turistico, con il passaggio dal turismo come fenomeno di elite a fenomeno di massa, si sono verificate tutta una serie di situazioni che hanno comportato una eccessiva, se vogliamo, o una notevole evoluzione del fenomeno, con una serie di impatti territoriali piuttosto notevoli. Dunque, questo studio che vi illustro l'ho svolto per conto del Politecnico di Barcellona e della Facoltà di Architettura di Alghero, analizzando tutta una serie di campeggi che sono localizzati in queste due località per capire quali sono le caratteristiche oggi di questi insediamenti. Il campeggio e quindi il turismo, gli insediamenti turistici all'aria aperta occupano sia in Italia che in Spagna una percentuale che va dal 24 al 31%, quindi una buona fetta di posti letto sono localizzati in strutture ricettive all'aria aperta. Se però vediamo l'incremento che negli ultimi anni hanno avuto le tre tipologie turistiche degli agriturismi, dei campeggi e degli hotel, vediamo che c'è stato un forte boom per quanto riguarda gli agriturismi e per le altre due tipologie invece ci si è mantenuti più o meno stabili. Questo significa che, tra le altre cose, che c'è una forte ricerca da parte del mercato, da parte degli utenti, di contatto con la natura, di forme turistiche diverse e probabilmente il turismo all'aria aperta, quindi il turismo che si compie all'interno dei campeggi, se avesse delle innovazioni tipologiche potrebbe consentire un incremento anche di questa tipologia di turismo. Sia l'Italia che la Spagna sappiamo bene essere caratterizzate da fenomeni stagionali molto forti, soprattutto nelle aree costiere e quindi in territori come la Puglia sappiamo bene che ci sono dei picchi di arrivi durante i mesi estivi e sarebbe quindi il caso di ragionare su nuove tipologie turistiche diverse da quelle abituali, diverse da quelle che mettono creano un impatto irreversibile sul territorio. Grazie a tutta una serie di innovazioni tecnologiche di cui oggi possiamo approfittare. Il campeggio dà la possibilità di adottare, di applicare questa flessibilità tipologica sia ad una macro scala, quindi a livello di tutto quanto l'insediamento, sia a livello di micro scala, quindi a livello proprio dell'unità abitativa che poi deve alloggiare, in cui deve alloggiare il turista. Il campeggio ha subito come pratica una evoluzione così come le altre tipologie, quindi è iniziato non come una forma di turismo, bensì come uno sport, cioè inizialmente, a inizi del XX secolo, il campeggio era una pratica utilizzata soprattutto dai ciclisti, da coloro che andavano in canoa, che si portavano dietro delle attrezzature molto leggere per potersi fermare e accamparsi.
con l'evoluzione negli anni e con la diffusione del tuismo, si sono introdotte tutta una serie anche di nuove forme abitative, come per esempio il caravan, il camper, e quindi le scale in cui il campeggio si concretizza sul territorio riguardano, come dicevo, sia la microscala, che si può declinare in vari modi attraverso un'architettura mobile, qui vediamo per esempio una struttura come quelle delle doma prefabbricate che possono essere collocate in un luogo e poi del tutto spostate, fino a passare a tecnologie molto più tradizionali come quello per esempio delle tende di varie popolazioni nomadi. Oppure per esempio si introduce nel campeggio una la prefabbricazione che è stata concepita per strutture non turistiche ma residenziali, ma che potrebbe per esempio che viene applicata anche nel settore turistico. Questo per esempio è un progetto degli anni 40 in cui si immaginavano dei rifugi prefabbricati, quindi completamente amovibili, da utilizzare nelle escursioni in montagna. Questo per esempio è un altro esempio di casa mobile. E, dicevo, poi la macroscala in cui si concretizza invece il campeggio, quindi il turismo all'aria aperta, vede degli impatti piuttosto forti sul paesaggio, perché all'interno di un'area naturale come per esempio questa pineta subentrano degli alloggi che, per quanto mobili, nell'immagine di destra vediamo comunque generare un forte impatto nel territorio. A questo poi, quindi, oltre alla conformazione dell'insediamento, occorre poi associare degli elementi di gestione sostenibile dell'insediamento stesso. Questo è un campeggio in Costa Brava, in Spagna, quindi vediamo come poi queste strutture, in effetti, col passare degli anni, non hanno più, hanno perso quel carattere di amovibilità che avevano all'inizio, ma sono diventati dei veri e propri insediamenti quasi fissi sul territorio. Quindi è importante chiedersi come poi questo tipo di turismo, che in teoria non ha nessun impatto sul territorio, poi effettivamente si converta in qualcos'altro, quindi in un uso sia estensivo, perché occupa grosse porzioni di territorio, sia intensivo, perché come vedete lo spazio viene sfruttato il più possibile per alloggiare turisti. Queste quattro immagini rappresentano un po' quella che è stata l'evoluzione del campeggio negli anni. Quindi, se inizialmente si trattava di una pratica legata all'escursionismo, come vedevamo, alla fine è diventato un fenomeno molto più impattante. Quindi la descrizione che vedete sopra è una della rivista del Touring Club francese di inizi Novecento. E il campeggio è definito come uno sport che consiste nel vivere all'aria aperta con i propri mezzi e con le proprie risorse. Al di sotto dell'immagine invece c'è una descrizione sempre di un autore francese degli anni 70, in cui si descrive un campeggio in Costa Azzurra e dice: certo, il mare è a 800 metri, però è situato all'alto dell'autostrada, tra una discarica e un cimitero, ed è un bivacco, quindi una tipologia che in teoria non dovrebbe lasciare nessun impatto sul territorio si converte invece in una tipologia molto, molto forte e molto impattante. Vabbè, queste sono delle cose un po' più tecniche che rappresentano come il campeggio, con le dimensioni che ha assunto come fenomeno, può arrivare a colonizzare effettivamente un territorio. Quelli che vedete cerchiati sono tutta una serie di campeggi, in questo caso collocati intorno al corso di un fiume, oppure, come vedete, che assumono quasi delle proporzioni di interi quartieri all'interno di un territorio consolidato. Quindi il campeggio, sì, bisogna ragionare su come si installa all'interno del territorio. In alcuni casi, come in questo, assume quasi delle proporzioni di parchi urbani all'interno di un tessuto consolidato. Quindi può essere sia un'opportunità per preservare delle zone verdi, ma allo stesso tempo può diventare, come in questi casi in cui i campeggi si trovano proprio sulla spiaggia, può diventare un elemento di forte impatto e di alterazione di ecosistemi piuttosto fragili. Quindi ha il doppio ruolo di un ruolo ambivalente, perché può generare sia una risorsa economica per il territorio, sia creare degli impatti forti ed irreversibili. Vabbè, scorro veloci perché sono casi molto simili. Quali sono gli elementi che compongono poi il campeggio? Il campeggio è per definizione comunque un elemento chiuso all'interno del territorio, non è permeabile per questioni legate alla gestione, e quindi
è anche importante ragionare su come si colloca, su come si pone all'interno di un tessuto. Queste, vedete, sono degli esempi di recinzioni di un campeggio, quindi a volte è effettivamente una vera e propria barriera all'interno di uno spazio, non è uno spazio percepibile o fruibile dalla popolazione, ma solo dal turista, si crea quasi un cluster all'interno dal quale si sviluppano dinamiche diverse. Questi sono gli stessi limiti visti dall'interno, quindi se dall'interno si percepisce uno spazio aperto, dall'esterno i campeggi sono molto chiusi in se stessi e controllati con degli accessi piuttosto importanti. Molti campeggi sorgono sul litorale, quindi come dicevo su degli spazi, su degli ecosistemi piuttosto fragili, quindi è molto importante ragionare su questo limite, perché in alcuni casi si tende quasi a privatizzare il litorale, come per esempio qui, in altri casi si posizionano delle strutture in cui si crea un mix di utenti tra coloro che risiedono nel campeggio, ma anche coloro che abitano uno spazio. Il paesaggio del camping, quindi l'interno del camping, è caratterizzato, può essere caratterizzato da una serie di percorsi che rendono lo spazio accessibile e che sono, come vedete, la cui qualità dipende poi anche da una gestione dello spazio. Se si decide di far entrare, per esempio, tutti quanti i campeggiatori con le loro auto, l'impatto sarà di un certo tipo, e viceversa se invece si gestiscono i flussi in una maniera più leggera. Quindi sono tutte caratteristiche che vanno prese in considerazione quando si pianifica e si progetta uno spazio, come abbiamo visto ieri nel caso di Senigallia, in cui è stato realizzato, progettato un campeggio ecologico che teneva in considerazione tutte queste variabili che servono da un lato a dare un'offerta di qualità al turista e all'altro a rispettare il territorio in cui poi queste strutture si collocano. Come vedete anche in questo caso l'impatto, nonostante le tende siano degli elementi amovibili, del tutto flessibili, possono generare dei paesaggi non del tutto naturali, ecco. Un altro elemento da tenere in considerazione è quello della personalizzazione che l'utente fa dello spazio che si trova a vivere, quindi molto spesso si trovano i panni stesi, insomma lo spazio pubblico viene quasi privatizzato dall'utente stesso, creando delle situazioni, ecco, non paesaggisticamente non particolarmente piacevoli. Quello che invece queste nuove tipologie del glamping vogliono fare è quello di cercare, insomma, di dare un'offerta di un certo tipo che garantisca anche la qualità sia dell'offerta sia dello spazio che ci si trova a vivere. Queste sono altre immagini che rappresentano come effettivamente occorre pianificare per bene anche la questione dell'accessibilità. Un altro elemento, per esempio, è quello dei servizi comuni, che all'interno del camping di solito sono le uniche strutture fisiche poi effettivamente fisse. Anche in questo caso esistono degli elementi, come vedete questo è un campeggio sempre in Costa Brava, che si preoccupa di mascherare in maniera paesaggistica i servizi igienici. Ci sono altri casi in cui invece non esiste questa attenzione e si creano dei fenomeni meno piacevoli. L'ultimo aspetto che valutiamo è quello di come le unità abitative che abbiamo visto, che sono caratterizzate o da strutture tessili o da strutture mobili, tipo camper, tipo mobile homes, caratterizzano appunto il paesaggio. Quindi dalla tenda, che è l'elemento più flessibile, l'elemento amovibile per eccellenza, si passa poi al camper, che spesso rimane fisso tutto l'anno, quindi da essere itinerante il turismo si converte poi effettivamente in turismo stanziale, fino ad arrivare alle mobile homes, che anche queste in teoria sono mobili, ma spesso rimangono tutto l'anno all'interno di queste strutture, fino ad arrivare poi al bungalow, che invece è proprio una struttura paragonabile a quella dei villaggi turistici, non dei campeggi. Altri esempi in cui si vede come è possibile cercare di realizzare degli esempi come questo di destra, un po' paesaggisticamente, un po' più articolati, rispetto a quello che è la pratica comune, che è questa, no? Quindi cercare di massimizzare al massimo lo spazio e di introdurre quante più abitazioni possibili. Altri esempi che fanno vedere qual è l'offerta attuale dei campeggi. E niente, questa sono io davanti a un bungalow, vi ringrazio. E passerei la parola a Stefano Ceci e a Marco Pilati, che ci parleranno del glamping. Mi chiamo Stefano Ceci, ho 43 anni, mi occupo
di turismo da diversi anni, a dire la verità sono 14. Vi racconto prima qualcosa di me, poi qualcosa di noi e poi entro insomma, nell'argomento, se siete d'accordo, nel senso che per come abbiamo affrontato noi questo argomento, insomma, e per capire come l'abbiamo affrontato, merita che io vi racconti un po' di cosa facciamo e di cosa ci occupiamo. Vi dicevo, è dal 98 che mi occupo di turismo. Ho cominciato molto presto, avevo 28 anni, facendo il direttore generale dell'azienda di promozione turistica della Regione Emilia-Romagna, quindi ho potuto, come dire, entrare nel turismo da una finestra molto importante, molto bella. Sono stati 4 anni molto interessanti per me e soprattutto ho capito e ho potuto, attraverso l'azienda di promozione turistica dell'Emilia-Romagna, conoscere un po', abbastanza approfonditamente, della verità, le dinamiche che riguardano l'organizzazione del turismo. Ma poi da quell'esperienza sono passato ad occuparmi per un paio d'anni di fare l'amministratore delegato di una finanziaria, di una società che si occupava di investimenti nel settore turistico. E ho fatto un paio d'anni di esperienza che all'APT non avevo potuto fare, cioè quella dei fogli di Excel, insomma, dei numeri, dei business plan, insomma, di quella parte che stando nell'azienda di promozione turistica non conosci, non capisci. E poi nel 2004 è nata GH, i primi 2 anni sono stati 2 anni di attività, buona sostanza, di consulenza, e poi è nato un progetto di impresa, che potete trovare qua, adesso qua si vede in questo modo, non so se si riesce a ridurre. Noi ci occupiamo di avviare e di sostenere imprese innovative nel settore turistico, siamo una specie di incubatore ante litteram, non so come dirlo, ora oggi va molto di moda questa cosa, no? Se ne parla molto. Noi abbiamo cominciato nel 2006 con l'idea che ci fosse bisogno di un'attività, di riuscire a individuare, sostenere, sviluppare imprese innovative possibilmente o con qualche dose di innovazione, diciamo così, nel settore turistico. E quindi io in realtà oggi faccio l'imprenditore, dal 2006 ad oggi di questo mi occupo, no? E abbiamo in questi anni sviluppato una serie di attività che qua potete vedere, poi magari ve le racconto brevissimamente. Ma come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto facendo dal 2006 ad oggi un importante investimento in ricerca. Il gruppo GH dal 2006 ad oggi ha investito ogni anno svariate, diciamo così, risorse umane e anche economiche per costruire un sistema di analisi, di lettura e di, diciamo così, approfondimento sulle questioni che riguardano l'economia del turismo. GHnet.it è il contenitore di questa attività. Se vi capitasse di doverlo navigare, scoprireste che ci sono pubblicati dossier, approfondimenti, analisi, molte delle cose che noi abbiamo in un qualche modo sviluppato, che abbiamo cercato di approfondire, parte di queste le abbiamo pubblicate, le abbiamo rese, diciamo così, disponibili a tutti, come è giusto che sia. Sulla base di questo lavoro e di questa attività abbiamo cominciato a sviluppare, ripeto, alcuni progetti. Oggi il gruppo conta di 5 società operative, impiega quasi una quarantina di persone, più o meno tra 40 e 50, dislocate un po' ovunque, insomma, il gruppo ha sede a Bologna, a capogruppo. A Bologna ci sta anche Fresh, o Fresh Creator, non so se qualcuno di voi conosce, che è la nostra web agency, la nostra startup più, diciamo così, rilevante, quella più importante. Fresh Creator è un software che è specificatamente nato per le strutture turistiche ricettive, consente di farsi un sito internet e di avere un booking engine e di poter, diciamo così, lavorare meglio online. Con Fresh Creator abbiamo vinto il premio nazionale per l'innovazione, siamo
Siamo stati considerati la quinta startup innovativa nel settore turistico a livello europeo, insomma una bellissima storia fatta con 5 giovani ragazzi, di cui 2 li abbiamo persi per strada e altri li abbiamo aggiunti, insomma, ma è una bella storia, se volete vi racconterò poi più avanti. Abbiamo fatto un investimento molto interessante, perché abbiamo investito con Orme del Parco in Calabria, sulla Sila, in un posto veramente perso da Dio e dagli uomini, e abbiamo realizzato lì il primo parco avventura del sud Italia. Sapete cos'è un parco avventura? Sì. E abbiamo compiuto 5 anni qualche giorno fa, abbiamo fatto questa iniziativa senza un euro di fondo pubblico, l'abbiamo fatta con 2 ragazzi meravigliosi che sono i miei soci, che oggi conducono l'attività. E oggi siamo la struttura, diciamo così, ricreativa, il parco con più visite che c'è nel sud. E un investimento molto bello, un investimento, non sto parlando di denaro, sto parlando proprio di, come dire, investimento anche culturale su un'operazione come abbiamo cercato di fare lì a Zagarise. È un piccolo albergo diffuso in Dalmazia, un'attività di tour operating che Verde Natura fa, ci occupiamo di viaggi ed escursioni in bicicletta, vacanza attiva, sportiva. Verde Natura è il secondo tour operator in Italia di questo genere di attività. Vabbè, giusto per... c'è anche un po' di birra, ma questo non c'entra, è un divertimento. E Can't Forget, invece, non so se qualcuno conosce questa iniziativa, si è visto la trasmissione domenica di Report della Gabanelli, avrà visto un pezzo sul turismo, c'erano dei video che sono stati presi come, diciamo così, paragone rispetto allo schifo che la comunicazione turistica in Italia fa. Ecco, quei video che venivano citati come esempi sono Can't Forget, che è un'iniziativa che stiamo gestendo insieme a una persona che è l'ideatrice in realtà di questa iniziativa. Noi stiamo in qualche modo sostenendo e collaborando allo sviluppo di questa iniziativa, che sta a Matera e produce video e comunicazione innovativa nel settore del turismo. Questo è quello che in questo momento è, diciamo così, attivo. Stiamo incubando un altro paio di iniziative che dovrebbero prendere il via fra non molto. Ci sono anche i default, come si dice, che la parola default è anche carina, si detta meglio, sono fallimenti. Ecco, questi sono i nostri fallimenti. Abbiamo fatto un bagno di sangue con Ferias, abbiamo cercato di entrare nel settore delle case vacanze e dell'affitto delle case vacanze, un bagno di sangue, un macello, speso soldi, tempo e denaro inutilmente buttato via. Abbiamo cercato di lavorare sul charter nautico, mafie pazzesche, siamo dovuti scappare dopo un anno e mezzo perché non c'era più, insomma, non c'era niente da fare. Abbiamo lavorato anche sul property management, insomma aveva a che fare un po' con Ferias. Invece ci siamo divertiti tantissimo con Terremobili, che insomma è il mio amore. Un tour operator impossibile, storia di un tour operator impossibile. Terremobili era un tour operator bellissimo, cioè andavamo in giro per la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, parte della Campania, andare a scovare quelle strutture dove c'era il gestore che raccontava la storia dei luoghi, sapete quelle cose, quelle chicchine che se ne trovano uno ogni 200 chilometri, basta cercare se chiedi perché sul web magari non ci sono, insomma. Ecco, abbiamo cercato storie, narrazioni, storytelling, un lavoro meraviglioso, fatturati disastrosi, impossibili da sostenere, però noi ci siamo, come dire, non solo divertiti, ma abbiamo imparato moltissimo dalla storia di Terremobili, veramente tantissimo, tant'è che Fresh Creator è nato in qualche modo da questo lavoro, no? Perché poi alcune cose nascono perché stai facendo una cosa e te ne capita un'altra. Ad esempio, lavorando con Terremobili, con tutti questi piccoli operatori dell'ospitalità, soprattutto al sud, in gran parte al sud, anzi totalmente al sud, ci siamo accorti di come loro facevano fatica all'epoca. Vi sto parlando del 2008, 7, 8, 7, 8.
Ci siamo accorti di come loro facevano fatica ad affrontare il web, ed era l'inizio, insomma, del grande switch che c'è stato ormai definitivamente, no? Della promo commercializzazione, che è passata totalmente dal sistema del tour operating e dell'agenzia di viaggio al sistema del web. Insomma, ormai questa evoluzione è completamente compiuta. Lì eravamo all'inizio, in un qualche modo, insomma, più o meno all'inizio. E con questi ci siamo resi conto, con molti di questi ci eravamo resi conto di che fatica facevano, e così è nata l'idea di Fresh Creator, e da lì in qualche modo abbiamo sviluppato un altro progetto che in questo momento, ripeto, è il progetto per noi più importante. Fresh Creator è un software in questo momento usato da 25.000 utenti in tutto il mondo, un poco meno di un anno di mercato abbiamo fatto più di 1 miliardo di utenti, insomma è veramente una bella storia, non che le altre non le siano, ma insomma questo è. Ecco, giusto per dire di che cosa ci occupiamo. Quindi stiamo nel centro di Bologna, che è un posto carino dove stare, e abbiamo un piccolo centro di ricerca col quale continuiamo a lavorare. In questo momento stiamo lavorando in Trentino, stiamo facendo ricerca applicata all'innovazione turistica, all'innovazione tecnologica nel turismo in Trentino, insieme con l'università e con la fondazione Kessler, insomma con altri, con la Trentino Marketing, insomma. Quindi siamo, come dire, dal 2006 molto impegnati nel tentativo di, nel tentativo, nel, 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 come dire, nel, nel, nel lavoro di analisi, di ricerca. E i due progetti che stanno ancora lì, che si chiamano Progetti per il Futuro, uno ha un titolo, è The Glamping, ed è una delle attività che abbiamo cercato di sviscerare in questi anni, poi dopo ci entro. L'altro si chiama Treni Turistici, magari se volete vi racconto qualcosa, vi dico soltanto che siamo un paese di disgraziati, con un patrimonio di rotaie meraviglioso, completamente abbandonato, mentre molti altri paesi su questo stanno facendo cose straordinarie, ma insomma noi siamo l'Italia. Quindi. Ecco, detto questo, a questo punto passerei a un po' nel merito. L'architetto che ha fatto prima l'introduzione vi ha in un qualche modo, come dire, dato un quadro, no, storico e anche un po' di sistema. Noi abbiamo preso la questione dell'ospitalità leggera da un altro punto di vista. L'abbiamo preso dal punto di vista economico, oltre che culturale. Cioè noi non stiamo facendo un discorso ambientale, di design, di moda. Che bello, che figo sti posti, che interessanti, guarda il verde come è curato. No. Nella presentazione che vi faccio ora vi dimostrerò che questo è l'unico possibile sistema di ospitalità futuro in questo nostro paese, diciamo in questa parte del paese che riguarda la Puglia e gran parte del sud. Cioè vi dimostro che non c'è un altro sistema. Vi dimostro che non c'è nessun'altra attività turistica ricettiva capace di produrre reddito. Se qualcuno di voi è interessato a gestire un albergo, lo sconsiglio vivissimamente, non ci si guadagna niente. Se è interessato a aprirlo, vi sconsiglio di farlo, non ci si guadagna nulla. Se è interessato ad organizzare un agriturismo con i soldi pubblici, è meglio che cambi mestiere. Se ha qualche stanza e vuole aprire un bed and breakfast, se è una persona particolarmente interessante e molto ospitale, forse insomma la colazione se la paga. Ecco, questo è un po' il ragionamento. Turismo edilizia, gira un virus in famiglia. L'Italia soffre di molti malanni di stagione. Come accade nelle migliori famiglie, le varie componenti del paese si contaminano a vicenda in un'epidemia che si fa forte di un sistema immunitario indebolito. Tra le vittime due settori storicamente strategici, il turismo e l'edilizia, si rimbalzano a vicenda il bacillo. Noi partiamo da qua, questo è un po' il nostro... Quando lei ha detto il turismo e l'industria, mi viene freddo.
perché sono, adesso dico, no, perché questa questione del turismo in industria è una questione che riguarda tutto il dibattito che c'è in questo momento, non solo in Italia, ma un po' ovunque nel Mediterraneo. No, il turismo non è per niente un'industria, non lo è. È in realtà una possibile economia e un'economia nella quale l'ospitalità è in realtà un'infrastruttura. Ora, passare dal concetto di ospitalità come primaria attività economica del turismo a infrastruttura del turismo, capisco che è una bella accelerazione. D'altra parte vi ricordo che siamo già passati però dal considerare il turismo e da contare l'economia del turismo con le camere a contarla con le poltrone, con gli spostamenti, con la mobilità. Cioè è già successo che contavamo il turismo con la capacità ricettiva e siamo passati a contare il turismo con la capacità di movimentare, di muovere i viaggiatori. Questo passaggio c'è già stato. Quello che stiamo vivendo in questo momento è un ulteriore passaggio e c'è un passaggio che dice in buona sostanza e che conta in buona sostanza di questa dinamica. Dalla camera non ci guadagni più. Quindi non è soltanto più il cuore dell'economia turistica, ma non è più neanche capace di generare un reddito quella camera. Affittare stanze non è sinonimo di guadagno. Accogliere bene e saper organizzare l'ospitalità genera guadagno. Questo è guadagno. Non avere una camera da affittare è guadagno, ma saper ospitare è guadagno. Per valorizzare e qualificare i servizi di accoglienza, lo Stato e gli enti pubblici devono rimuovere gravami e burocrazie che disincentivano l'investimento dei privati. Con che cosa deve fare i conti chi affitta stanze ai turisti? Con questo. Il glamping, quello che chiamiamo glamping, che è un nome veramente, insomma, sciocco da questo punto di vista, ma insomma usiamolo per convenzione, in realtà è una possibile strategia di soluzione di questo tema che è la disoccupazione degli esercizi ricettivi. Ora, sono dati anche un po' vecchi, vi posso solo dire che sono peggiorati e per circa 30 giorni, 300 giorni l'anno i letti dei turisti sono vuoti. La percentuale 80 sono l'occupazione media dei letti negli esercizi ricettivi. Leggevo ieri l'altro, se andate sul sito del CISET di Venezia lo trovate, CISET e Banca Italia hanno dato fuori i dati recenti, l'indice di occupazione media delle camere in Italia è calato, quindi siamo meno di 80 giornotti l'anno di occupazione di una stanza. Anche regioni ad alto interesse turistico sono sotto la media. La Puglia è a 54, credo che sia stabile, giornate l'anno. La Val d'Aosta a 58. La Sardegna sta a 60, ma è calata abbastanza. Ma chi investirà mai con 60 notti? Cioè, dove sta la redditività economica di un'attività, diciamo così, ricettiva che affitta una stanza 60 notti? Noi sono anni che ci occupiamo di turismo, avete capito come lo facciamo? Sono passato anche da un paio d'anni, come vi ho detto, di attività di gestione, di strutture, di alberghi, di campeggi, insomma, quando ho fatto l'amministratore delegato di quella finanziaria. E vi garantisco che con 60 notti proprio non c'è niente da fare, ma non c'è niente da fare neanche con 100. Cioè sono break even a 15 anni, 12-15 anni, che vengono mediamente, 15 anni per andare a break even, vengono purtroppo dopati, e questo è stato il disastro del nostro turismo, specialmente al sud, dal finanziamento pubblico, al 50, al 40, al 60%, no? Che ha prodotto quello spreco disumano e quella devastazione incredibile
di strutture turistiche, villaggi, alberghi, quella robaccia che c'è in giro, che non solo è fuori mercato, ma non guadagna neanche quando è stata progettata, no? Sono strutture diseconomiche, non so come dire, soltanto realizzate perché c'era la pisciatina del pubblico, no? Cioè c'erano due soldi e allora... Però il tema è questo. Allora, che fa il pubblico? Il pubblico, appunto, quando non combina guai, come ha combinato in questi anni, fa convegni sulla destagionalizzazione, no? Cioè, o combina guai sovvenzionando le strutture turistiche ricettive, invece che magari sovvenzionare, che ne so, un'intelligenza turistica o una conoscenza turistica, una capacità o la capacità di sapere ospitare, fa questi disastri, oppure appunto si occupa di destagionalizzazione. Ne parla. Io nel 98, quindi ripeto, sono 14 anni che sento parlare di questa cosa. Veramente è una delle cose più noiose che uno possa ascoltare. Ma l'unica ipotesi con cui pensa di affrontare la destagionalizzazione è la promozione. Quanti assessori avete ascoltato? Quanta gente si è occupata un po' di turismo? No? Quante volte vi è capitato di ascoltare uno che dice ma è un problema di promozione? Bisogna fare la promozione sui mercati. Dunque, intanto il mercato è questo. Questo è il mercato, tutto qua. Il mercato sta qua dentro adesso, non è che sta qua. I mercati sono qua, tutti. Siamo al 95% di diciamo così, di transazioni online che riguardano il turismo. I mobile sono arrivati al 50% rispetto a qua, siamo già nel mobile booking, cioè siamo già lì, no? E questi parlano di mercati, bisogna fare promozioni sui mercati, andare alle fiere, fare i workshop, sono tutte quelle cose inutili che non servono a niente, soldi sprecati e buttati inutilmente. Quindi o fanno queste cose, ma insomma con 2 mesi di lavoro appunto non può esistere un'economia. Vabbè, queste cose ve le ho già dette, questo è il povero gestore che sbatte la testa contro il muro, perché se è una persona che tiene la propria attività economica altro non può fare. Di antropizzazione ha parlato anche lei prima, no? Il vizio dell'antropizzazione. La logica del mattone considera le strutture dell'ospitalità come edifici, ma la loro redditività non remunera la rendita immobiliare. Guardate, questa cosa qua è già successa. Non so se è chiaro il concetto, quello che stavo cercando di dire prima. Ma questa questione mi è successa a Forte dei Marmi, a Milano Marittima, a Cortina, cioè già succede nei posti più evoluti e quindi più evoluti dal punto di vista dell'economia turistica, e già succede lì che la redditività di una struttura non remunera la rendita immobiliare, cioè non remunera, insomma, non guadagni niente e non riesci a pagare l'affitto, sono più chiaro così? Ecco, no? Cioè, quando tiri il cassetto alla fine anno non hai fatto utile e non hai neanche i soldi da remunerare chi ti ha affittato la struttura turistica. Questa cosa è già successa e riguarda tutto il sistema, diciamo così, immobiliare turistico italiano, ma potrei dirvi anche spagnolo, greco, cioè non è una questione che riguarda noi, no? Gli spagnoli, che qualcuno di noi ogni tanto tenta di copiare, secondo me non c'è da copiare niente, hanno semplicemente, come dire, hanno sovvenzionato il turismo con i soldi della Deutsche Bank, ma insomma non è una grande strategia. Gli spagnoli gli sono rimasti sul groppone centinaia di migliaia di abitazioni con le quali hanno sputtanato le loro spiagge e non sanno più cosa farsene, no? Di tutta quella roba lì, piuttosto che... E anche loro stanno ai paradores adesso, cioè anche loro, no, hanno bisogno di ricominciare a capire come si fa ospitalità. Quindi, insomma, questa cosa è già successa e da qua bisogna tentare di trovare una soluzione. Nel turismo la logica del mattone spesso pensa in verticale, no? Quando non deturpa. Qua abbiamo riportato il comune di Frabosa Sottana Cuneo, 1.500 dei residenti, 6.000 seconde case, ditemi voi com'è.
in un paese dove il 40%, 47% del territorio italiano è vincolato, sebbene siamo uno dei paesi al mondo che più tutela il proprio paesaggio, questi sono i numeri dei parchi nazionali, riserve regionali, aree protette, insomma, conoscete, immagino. L'assoluta discrezionalità alla Legambiente creata dalla mancata adozione di piani paesaggistici e l'assenza di indicazioni prescrittive utili alla gestione dei vincoli ha consegnato il paese in mano ad una casta connivente di geometri e burocrati locali di pochi scrupoli. Credo che, essendo che siete pugliesi, sapete di cosa sto parlando. Bene. Quindi la questione è uscire, no, da questo problema, perché il risultato non è solo sotto i nostri occhi, ma è sotto gli occhi dei turisti, che è un po' un problema, no? Cioè è sotto gli occhi anche dei viaggiatori. Che insomma non ce la fanno. I turisti sono stancati di essere intrappolati, di stare peggio in una camera in vacanza che a casa propria. Gli standard della domanda crescono, così come cresce la sensibilità ai temi ecologici e rispetto alla natura. Per il futuro c'è bisogno di scelte verso ecocompatibilità e sostenibilità degli interventi turistici ricettivi. Ecco, vi faccio fare un salto un po' a nord, perché lì, sto parlando in questo caso dell'Alto Adige, lì la salvaguardia del paesaggio e lo sviluppo del turismo residenziale hanno saputo farlo. La provincia di Bolzano ha 75 località turistiche, 20% di seconde case, scusate, a 125 giorni di occupazione, sono dati di 3 anni fa, è migliorata, siamo intorno ai 150 giorni di occupazione in quel sistema turistico, col 20% del patrimonio immobiliare di seconde case, non di più. Non c'è altra strada che tentare quella di riorganizzare una capacità e una cultura dell'ospitalità, recuperando l'ospitalità disponibile, riusando l'ospitalità disponibile, o progettandone della nuova, ma che abbia le caratteristiche, diciamo così, di essere da un lato economica e dall'altra di essere in grado di valorizzare l'ambiente in cui questa ospitalità viene in un qualche modo inserita. Ecco, vabbè, voi avete già visto prima nel PowerPoint di prima, anche noi avevamo fatto un lavoro sulle strutture ricettive temporanee che possono essere costruite e smontate in poco tempo, in modo economico, diventeranno un trend crescente dal 2010 in poi, diceva The Guardian, e questa cosa sta succedendo, qualcuno li chiama pop-up, resort, insomma, i nomi sono, vi faccio vedere un po' di immagini, i nomi sono i più differenti, questo sta a Londra. Vabbè, insomma, questo è Hotel Movi 5 Stelle sul Tir. Ci sono molti esempi in giro per l'Europa e anche in giro per il mondo di come, no, stanno evolvendo queste forme di ospitalità. E così come negli ultimi anni i progetti di strutture leggere, mobili o removibili ad alto contenuto tecnologico ed ecologico si sono moltiplicati. Diversi progetti, soprattutto in America, sono arrivati in fase di industrializzazione e commercializzazione, cioè, ma questo è successo, sta succedendo anche in Francia, sta succedendo in Australia, in moltissimi paesi. Succede che questi sistemi removibili, no, di ospitalità collocata in situazioni di pregio ambientale piuttosto che architettonico sono ormai soluzioni non più futuribili, cioè non è che stiamo ragionando di qualcosa che deve succedere. Semplicemente di nuovo stiamo ragionando in ritardo rispetto a quello che già sta succedendo in gran parte del mondo. Lo dico perché, poi magari l'architetto Pilati entrerà più nel merito, noi abbiamo consegnato nel 2008, abbiamo collaborato al piano strategico della Regione Puglia
per il turismo, ed era, mi sembra, il 2008, se non ricordo male, dovrebbe essere. E nel 2008 abbiamo consegnato delle linee, diciamo così, guida, che andavano in questa direzione, cioè che dicevano alla regione: guardate che avete un'esigenza, che è quella di mettervi a normare e a definire uno sviluppo di ospitalità di questo genere, perché soltanto andando in questa strada riuscirete a competere. I valori sono questi, insomma, non ci torno sopra perché mi sembra anche abbastanza... Ma insomma, la risposta in questo momento ancora mi pare che non ci sia. Questa è comunque una regione abbastanza sensibile su questo tema, da quello che si legge, da quello che si sa o da quello che... Temo che siamo rimaste ancora parole per adesso, però vi posso garantire che almeno si parla qua di queste cose, mentre da altre parti nemmeno si discute di questo. Cioè, sto pensando alla Sicilia piuttosto che alla Calabria o la Sardegna, dove anche lì avevo presentato un progetto di questo genere ancora prima, era il 2006, si chiamava Sardegna Terra Madre. Terra Madre, non so se vi suona. E però, insomma, sono rimasti con quei problemi di allora. Il plein air, architettura e tecnologia, minimizzazione dei costi, riduzione dei tempi di costruzione, alto livello di design, minimizzazione dell'impatto ambientale. Ma insomma, scorro velocemente perché lei ha già affrontati: uso di materiali naturali, energie rinnovabili, mobilità, versatilità e reversibilità, comfort. Sono i nuovi concetti, insomma, del lusso. Questa è una camera prefabbricata, removibile. Questa è un'altra soluzione sviluppata in Francia. È un piccolo prefabbricato in legno riciclato con una cupola di vetro. Insomma, vabbè, qua vi potete divertire. Se fate una ricerca sul tema, scoprirete un mondo meraviglioso in grande evoluzione. Le strutture mobili e removibili non trovano collocazione se non tra le schiere di mobile home e bungalow dei campeggi tradizionali o come case stanziali a tutti gli effetti, quindi come edilizia normale, permanente, l'ha detto prima l'architetto, è così. Noi non riusciamo altro che a produrre sta roba qua. No? C'è qualche esempio in Italia abbastanza interessante che abbiamo visto, soprattutto dalle parti di Grado, dove hanno cercato, come dire, un'evoluzione, hanno tentato un'evoluzione in questa direzione, ma sempre tutte le volte combattendo contro sistemi normativi, urbanistici, poco chiari, confusi, no? E quindi è difficile... Sì, spesso paradossali, quindi è difficile fare investimenti, no? Se ogni volta sei sottoposto, come dire, a una trattativa con il geometra di turno, col tecnico di turno, con l'assessore di turno, perché non c'è un quadro normativo piuttosto che, no, preciso, capite che non si riescono a fare investimenti se questa condizione non viene creata. E quindi il campeggio diventa una zona franca a tempo indeterminato. E la situazione la conoscete, abbiamo visitato moltissimi campeggi anche in Puglia diversi anni fa, credo una trentina, e sì, la situazione è quella che vi hai fatto vedere tu prima, insomma, che è quella che conosciamo. Esigere criteri di mobilità autorizzando il carattere stanziale permanente della struttura suona un po' come, capite bene, una contraddizione in termini, no? Cioè, se il campeggio piuttosto che la valorizzazione della pineta a mare deve essere temporanea, non si capisce perché poi si autorizzano, no, la stanzialità di queste soluzioni che sono i finti bungalow piuttosto che le mobile home, che alla fine sono edifici a tutti gli effetti perché lì sono e lì rimangono, eccetera. Vabbè, c'è chi parla di agricampeggio per dire che il tema viene affrontato anche dal punto di vista degli agriturismi, degli agrituristi. E anche qua, insomma, lo sviluppo di forme nuove di ospitalità leggera, no?
favorirebbe lo sfruttamento e la valorizzazione di queste aree, ma in Italia non si può, con buona pace del crescente numero di entusiasti e del decrescente numero del nostro turismo. Ecco, che cos'è quindi per noi il glamping? Design? Moda? Non è un esercizio di stile, per noi non è una moda, ve l'ho detto all'inizio, non è un'ideologia, non abbiamo affrontato questa questione dal punto di vista, diciamo così, ideologico. Secondo noi è la strada per una reale economia turistica nel rispetto del territorio. Cioè, secondo noi questa modalità di ragionare, di progettare e di organizzare ospitalità è probabilmente, almeno per gran parte del nostro paese, soprattutto per quell'economia che lavora in gran parte d'estate, probabilmente l'unica strada che abbiamo. Abbiamo fatto dei conti, poi vi faccio vedere. Siamo su dei break-even di 5 anni, che sono, diciamo così, dei break-even sopportabili. Una capacità ricettiva delle strutture turistiche a fisarmonica, cioè quando c'è bisogno di ospitalità viene messa ospitalità, quando non c'è bisogno viene tolta, no? E in questo caso si parlerebbe di uso e di non abuso del territorio. Di valorizzazione economica delle aree di interesse naturalistico ambientale e di ospitalità in sintonia con le nuove esigenze di mercato. È una necessità quindi economica e insieme allo stesso tempo una nuova offerta turistica. Ma è necessario, appunto, come dicevo, un quadro normativo chiaro che in questo momento non c'è. La Puglia si candida ad essere la regione che adotta la norma di riferimento per l'Italia, era un invito di qualche anno fa, mi sembra che sia rimasto lì, purtroppo per tutti. Questo è un collage delle più interessanti, diciamo così, soluzioni oggi disponibili sul mercato. E questi sono alcuni dati sull'occupazione, ma io alla fine, insomma, volevo arrivare al sodo, e il sodo è questo. Cioè la dimostrazione su esperienze dirette, su analisi che abbiamo fatto, insomma su tutto il lavoro che abbiamo fatto, alla fine aveva come obiettivo, cioè aveva un obiettivo che era questo, dimostrare prima noi stessi e poi i nostri interlocutori che in realtà questo sommario business plan ha dentro di sé numeri economicamente interessanti, a differenza di tantissimi altre situazioni dove ormai i numeri non ci sono. Vi garantisco che sono anni che, non solo direttamente, ma che noi ci rapportiamo, che mi rapporto con molti consulenti turistici, alberghieri, gente specializzata che fa business plan, piuttosto che sostegno alle, no, alle aperture delle strutture turistiche ricettive, e vi garantisco che, insomma, i numeri sono di break even, ripeto, 12-15 anni, no? Non c'è più possibilità da questo punto di vista, quindi dobbiamo ricercare delle strade differenti. Questa è, secondo noi, una strada differente, questa è una strada economica e questa è una strada anche di valorizzazione dal punto di vista naturalistico, ambientale, dei nostri territori, dei nostri luoghi e delle nostre coste. Bisogna fare uno scatto abbastanza avanzato dal punto di vista culturale e probabilmente uno scatto anche abbastanza interessante e avanzato dal punto di vista politico e quindi normativo. Non so cosa debba succedere perché questa cosa accada, sinceramente. Probabilmente è quello che sta succedendo. La crisi in generale, la crisi del sistema turistico italiano, perso il 14% l'anno scorso, quest'anno ci prepariamo un'altra estate tragica, probabilmente questa crisi che persisterà
Da un lato produrrà un effetto positivissimo con la cacciata fuori dalle pale di tutti quelli che devono morire, che è giusto che muoiano, nel senso che è normale, no? Che ci sono centinaia di strutture di ospitalità che sono vergognose piuttosto che per niente ospitali, e quelle è giusto che vadano fuori mercato, che chiudono i battenti, e peccato che gran parte di quelle sono state pagate con i fondi pubblici, peccato. E quindi sono soldi che abbiamo buttato via. Così è andata. Quindi una parte di queste se ne andranno. L'altra parte, chi ha identità, chi sa esprimere un valore vero di ospitalità, rimarrà sul campo e rimarrà probabilmente anche un po' più, come dire, no? Un po' meglio strutturato, organizzato, sarà probabilmente anche cresciuto, no? Nel senso che avrà trovato il modo in questa dinamica di sistemare la sua attività, la sua vicenda imprenditoriale. E probabilmente a quel punto dovremo capire come si può migliorare, non sto parlando di crescere, ma come si può migliorare la qualità dell'esperienza turistica dei viaggiatori in Italia e la qualità, diciamo così, dell'esperienza che questi viaggiatori faranno nello stare, nell'attraversare il nostro paese. Ecco, e a quel punto dovremo trovarle queste strade, non abbiamo, ripeto, alternative, e credo che non possiamo che lavorare attorno a questi due grandi filoni. Da un lato il recupero e la valorizzazione dell'ospitalità diffusa nei borghi, nei centri storici, eccetera, eccetera, dall'altro sistemi di ospitalità leggera, removibile, che ha completamento in un qualche modo di sistemi di ospitalità e a valorizzazione probabilmente di aree che sono particolarmente interessanti, particolarmente pregiate e che potrebbero essere usate, valorizzate, manutentate in funzione, diciamo così, di organizzare ospitalità di questo genere. Un'ospitalità che prendi se ne hai bisogno, che fai ritirare quando non ne hai bisogno, che ti serve per completare in realtà la tua offerta di ospitalità, che come abbiamo detto all'inizio non è vendere un pernottamento, ma è offrire un'esperienza. E offrire un'esperienza è una cosa un po' diversa che consegnare le chiavi e fare un check-in, un check-out, insomma è qualcosa di un po' diverso. Ecco, io mi fermerei qua perché mi piacerebbe di più interloquire a questo punto piuttosto che andare avanti sproloquiando delle cose magari per niente interessanti, me lo dovete dire voi se sono interessanti o no, e magari approfondendo questi aspetti o altri aspetti, non so, fate un po' voi, ecco. Però io, se siete d'accordo, mi fermerei qua. Vuoi dire qualcosa tu? Sì? Dai. Tema quello che stiamo dicendo, per cercare di mettere ancora un argomento in più sul tavolo, io farei questa proposta. Che non si sente? No, esattamente quello che vuole, no? Voglio che non si senta. Non posso tenere in mano il microfono e c'è fare, questo fare fuffas, devo fare fuffas, lo vedete? Lo vuoi mettere? Quello lì? No. Dopo ripeto, facciamo il caso che serva come caso laboratorio, poi nella questione del interloquire che proponeva adesso vedremo se questa cosa aiuta. Poniamo che in un posto qualsiasi ci sia una struttura produttiva che per esempio fa allevamento di galline, e questo allevamento di galline siano la sua attività economica dal quale ricava un reddito. Assieme a questo allevamento di galline, mettiamo che sia un fatto fisico tipo una masseria, abbiamo una cosa localizzabile in Puglia. Questa masseria magari ha delle valenze storiche, delle valenze fisiche, e mettiamo che abbia anche 6 posti letto. Ok? Accanto a questa unità economica produttiva ci sia un territorio di pertinenza che di solito
potrebbe essere piantato, per esempio, mettiamo da ulivi, oviti o altre cose che abbiano un micro reddito anche loro. Ok? Che questa realtà abbia bisogno di personale e che questo personale sia impiegato qua e qua. Ok? Questa è l'ipotesi base. Se questa ipotesi base produce un qualsiasi prodotto che abbia un'eccellenza, cioè che gli altri li riconoscano, o per il valore, o per il prezzo, o per l'unicità, o per la storicità, o per la cultura che questa cosa esprime, questo qua è un attrattore turistico. E quindi deve dotarsi, se vuole, di quello che gli manca, cioè l'ospitalità. Deve dotarsi dell'ospitalità, cioè deve riconoscere all'interno del proprio personale, della propria dirigenza, deve riconoscere delle persone che abbiano questa voglia, questa disponibilità. Non può essere questa cosa il sostitutivo di un albergo, non può essere questa cosa neanche per sogno il sostitutivo della sua economia al suo interno, che porta a una contraddizione, cioè perde la unicità, perde la capacità di attrarre e perde la soddisfazione dei clienti che poi se ne vanno, una volta provata questa esperienza, se ne vanno fuori dicendo andate lì, tornate lì, venite lì ai cugini, ai parenti, agli amici, venite a vedere questa cosa che io ho visitato, questa masseria del 1600, con un'attività economica che sta in piedi. Sono cose fondamentali, senza di questo sono tutte velleità. Adesso questa unità base può pretendere di avere dei corollari economici. Stiamo parlando del conto del sistema Zadra qua, no? Del conto che ha fatto il dottor Ceci, poi spiegherà, di come questa cosa possa stare in piedi con 60 giorni di turismo potenziale a disposizione. Allora, ascoltando gli operatori che stanno in queste condizioni, che ci sono, questi operatori lamentano che dentro una masseria con 6 stanze a disposizione, ristrutturate perfettamente, eccetera, eccetera, loro si trovano ad aver contratto un debito con le banche a sostegno di un debito, diciamo, che il pubblico ha contratto con loro, mettiamo dell'ordine 350.000 euro a stanza. E non è una bestialità. Sono conti purtroppo misurati. Allora, con questi impegni economici e con 60 giorni all'anno non si rientra neanche dell'interesse sugli interessi, non si rientrerà mai. Allora, questi signori qua, prendiamo una qualsiasi di quelle soluzioni che si trovano sul mercato, se noi all'occorrenza e per 60 giorni mettessimo 4 posti letto per ogni n volte che vogliamo dentro il mezzo all'uliveto, magari affittandoli, avremmo dato tutto il potenziale, avremmo coperto tutto il potenziale della richiesta turistica, della richiesta di ospitalità che il mercato esprime per queste realtà, per farlo diventare una specie di albergo diffuso, cioè un albergo che ha la struttura ricettiva, che ha la cucina del ristorante, che ha i posti letto per le 6 persone durante l'inverno o le 12 persone durante l'inverno e che ha i posti letto per 240 persone durante i 60 giorni. Se voi combinate questi numeri, dopo li ritroverete qua, se voi combinate questi numeri con l'esempio di una masseria che ha una sua attività economica principale, che vende un'esclusiva, cioè l'olio fatto da loro, le uova, sottoprodotti, diciamo la carne, eccetera, quello che gli permette di stare nel mercato normalmente, allora abbiamo aggiunto a quella realtà che era una realtà autosostenente, abbiamo raggiunto una fonte di reddito che permette di passare da una condizione di agricoltura a una condizione di struttura territoriale, cioè di infrastruttura del territorio. La cosa che dicevamo prima non è priva di fondamento, non è uno slogan. Questa è un'infrastruttura, se ci sono 10 di queste strutture lungo un percorso o in un circuito o in prossimità di una stazione ferroviaria o di un aeroporto, ecco che quel territorio si è automaticamente dotato della capacità di accogliere e di ospitare. Automaticamente, voglio dire, perché se queste unità che noi aggiungiamo, avete chiaro?
chiamate glamping, non so una parolaccia, se queste parolacce che noi aggiungiamo alla produzione di olio e all'allevamento di galline funzionano sul mercato, normalmente cioè costa 35-40 mila euro, 45 mila euro al massimo una volta posizionate e riposizionate, si può pensare anche che ci sia una realtà di leasing che si fa carico di avere queste unità in un magazzino, centrale rispetto a queste, diciamo, occasioni territoriali, e le dà in affitto per i 2 mesi o per i 3 mesi, e poi le porta da un'altra parte e le dà in affitto per altri 2 mesi all'inversione della stagione piuttosto che a un evento particolare o ad altre attività. Troverete quindi questo esempio, se lo ricordate, che è un po' più localizzato sulla realtà che voi vivete tutti i giorni, lo troverete poi espresso qua in termini di numeri, quando andremo avanti nell'interlocuzione, se vogliamo andare avanti nell'interlocuzione. Poi si può fare nel pomeriggio un approfondimento, invece a richiesta di tecnici si può fare un approfondimento sul come si raggiunge un risultato economico di questa natura, col prefabbricato, piuttosto che soluzioni tecnologiche adatte, corrispondendo alle esigenze del viaggiatore che può fare questa esperienza nel glamping. Adesso dite voi. Dite voi in quale direzione? Io partirei da una domanda, nel senso, a parte vorrei dire grazie innanzitutto di questa. Aspetta un attimo. Aspetta. Grazie di tutto quello che ci state offrendo.